Milano si lancia nel turismo di affari alla conquista d'Europa. Sempre più multimediale per la banca scocca l'ora dell'accesso multicanale. Vendere caviale italiano ai russi, ci prova un'azienda lombarda che punta al 15% del mercato. Milano punta sempre più sul turismo d'affari. In un anno il capoluogo lombardo ha guadagnato 3 posizioni nella classifica mondiale stilata da ICCA, mentre rispetto alle altre città europee è al 3° posto per numero di fiere ospitate e al 6° per grado di centralità globale. Secondo una ricerca dell'Università Cattolica, tra maggio e novembre 2012 il turismo congressuale ha fruttato alla città un valore economico complessivo di 92,6 milioni di euro. Il movimento congressuale è uno dei driver più potenti di sviluppo sul territorio e di attrazione per i visitatori internazionali, fra l'altro qualificati. Realizzato nel 2011 con un'opera di riqualificazione della vecchia Fiera Milano City, per la quale la Fondazione Fiera Milano ha investito 65 milioni di euro, il MICO è una delle strutture più attive del settore, oltre che il centro congressi più grande d'Europa. Nei suoi 54.000 metri quadrati espositivi, situati nel centro della città, ha ospitato eventi che nei 6 mesi hanno portato a Milano 27.000 delegati e oltre 50.000 visitatori. Finalmente ora abbiamo una struttura di livello internazionale che consente di ospitare una serie di eventi che prima non potevano essere ospitati a Milano. Tra l'altro questo centro congressi ospiterà anche tutta una serie di eventi durante Expo e quindi sicuramente la visibilità che Expo porterà a Milano nei prossimi anni aiuterà anche il nostro gruppo ad attrarre grandi congressi internazionali di qui al 2015 e speriamo soprattutto anche dopo. Il giro d'affari atteso da Expo 2015, secondo la Camera di Commercio di Milano, vede un indotto da 25 miliardi di euro e la creazione di 200.000 posti di lavoro entro il 2020. Ma da più parti si parla dell'Expo come un evento che lascerà soprattutto un'importante eredità economica. Subito dopo la chiusura di Expo abbiamo già avuto la conferma che si terrà a Milano il Congresso Mondiale di UFI, che è l'associazione che raggruppa tutte le più grandi fiere del mondo, quindi si troveranno qui praticamente tutti gli operatori più importanti del settore fieristico, siano essi quartieri fieristici che organizzatori. Abbiamo già avuto altre conferme di convegni per il 2017, quindi sicuramente già cominciamo a vedere i primi benefici effetti di Expo. Sempre più multimediale e sempre più pratica. Unicredit immagina così la banca del futuro e presenta un progetto per promuovere l'accesso multicanale ai servizi bancari. Noi abbiamo lanciato questo servizio che si chiama Subito Banca, dove noi mettiamo a disposizione la banca su un tablet, no? Con una demo, si dice, no? Dove tu puoi utilizzare e fare tutte le principali operazioni della banca in modo molto molto semplice, dopo aver aperto un conto corrente che ti diamo a canone zero, no? Questo è una cosa importantissima, che ti puoi portare la banca in una borsetta, in qualsiasi momento puoi vedere il saldo, in qualsiasi momento puoi fare un pagamento semplicemente su un piccolo tablet. L'avvento di internet ha profondamente modificato le abitudini di utilizzo dei servizi bancari, cancellando le tradizionali barriere di spazi ed orari con un semplice clic. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sostanziale digitalizzazione dei correntisti. Pensate che il 27% dei nostri clienti viene in agenzia solo una volta all'anno, mentre fino a 3 anni fa era solo il 10% che aveva questo comportamento. E quasi la metà dei nostri clienti hanno un comportamento multicanale, cioè fanno operazioni sui canali diretti, internet, online, eccetera, e vengono in agenzia allo stesso tempo. Tuttavia il nostro paese non ha ancora superato il digital divide ed è ancora in ritardo nella diffusione delle tecnologie digitali. Per questo il progetto di Unicredit prevede anche programmi formativi per familiarizzare con i nuovi sistemi. Abbiamo previsto tutta una serie di corsi di informazione che chiamiamo informati, che metteremo a disposizione direttamente in modo elettronico sul device che mettiamo a disposizione. Questi un cliente può, diciamo, accederci direttamente da casa sua, oppure sul territorio ci sono nostri formatori, no, che attraverso un programma che noi chiamiamo Uniinformati, no, formano proprio le famiglie verso, diciamo, il comparto digitale. Si può vendere caviale italiano ai russi? Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe come vendere ghiaccio agli eschimesi, ma in Italia c'è chi ha deciso di farlo. Agroitica Lombarda, la società che produce il caviale Calvisius, ha iniziato l'anno scorso esportandone 0,5 tonnellata e conta di raddoppiare quest'anno. Ma gli obiettivi sono molto più ambiziosi, come spiega Giovanni Pasini, presidente della società. Il mercato russo noi ipotizziamo che sia di 80 tonnellate circa,
anche se è un po' difficile da valutare, diciamo numeri ufficiali non ce ne sono, noi ne produciamo circa 20-25 tonnellate all'anno e pensiamo nel medio termine di arrivare a vendere circa 5 tonnellate, per cui di arrivare a circa un 15%, ecco, come ordine di grandezza del mercato. È da circa 15 anni che l'azienda alleva storioni e vende caviale in giro per il mondo e la scommessa Russia si gioca su fattori precisi. L'elevata qualità del nostro prodotto, che è garantita da una serie di fattori. Prima di tutto l'acqua, noi usiamo tutta acqua che sorgiva, ed è un'acqua di ottimo, di ottima qualità per le produzioni che effettuiamo noi. Abbiamo un controllo totale della filiera, perché noi alleviamo lo storione ma facciamo anche le riproduzioni ormai da più di 20 anni al nostro interno, e abbiamo anche una serie di lavorazioni che permettono di ottimizzare il momento in cui viene estratto lo storione le uova dallo storione e anche la lavorazione successiva. Un chilo di caviale costa circa 2.500 euro, ma le varietà più pregiate, come quelle ricavate dal beluga, possono superare anche i 10.000 euro. Costi giustificati dalle difficoltà di allevare gli storioni, che prima di arrivare a fornire le preziose uova ci mettono circa 10 anni. Scegli la carta You & Danny Prepaid e trasforma i tuoi acquisti quotidiani in carburanti omaggio. Città sempre più calde, tutta colpa dei cambiamenti climatici. A rischio gli ecosistemi terrestri. In Italia il 42% degli alimenti finisce nella spazzatura. Città sempre più calde. Qui le medie temperature continuano ad aumentare da 30 anni e in particolare nell'ultimo decennio. Tutta colpa dei cambiamenti climatici. In particolare la temperatura rilevata nei centri urbani è sempre più elevata di quella rilevata in aree meno urbanizzate, con differenze fino a 3 gradi. I rischi sono legati non solo alla vulnerabilità dei territori, ma anche alla salute. In Europa i più preoccupati delle conseguenze dei cambiamenti climatici sono gli italiani e le donne risultano essere più consapevoli dei rischi. Inoltre, più di 8 italiani su 10 sono convinti che il cambiamento climatico sia principalmente il risultato delle attività umane. Tra le soluzioni da mettere in campo per combattere le emissioni di gas serra, gli italiani, ma anche le associazioni ambientaliste, danno la priorità alla produzione di energia pulita. Secondo Greenpeace, infatti, bisogna superare il ricorso alle fonti fossili. Un profondo cambiamento nella modalità di produzione e consumo dell'energia consentirebbe anche la creazione di 6 milioni di posti di lavoro. Negli ultimi 50 anni si è degradato il 60% degli ecosistemi terrestri, con pesanti ripercussioni socio-economiche, è quanto emerge dal rapporto biodiversità a rischio di Legambiente. In Italia il 42% del totale degli sprechi si materializza all'interno delle mura domestiche. Si tratta in peso del 25% della spesa. Lo rileva l'Osservatorio Internazionale contro gli Sprechi, attivato nell'ambito dell'Università di Bologna. La crisi attanaglia sempre di più gli italiani, che si lanciano nell'orto fai da te. Una decisione presa più per necessità che per passione e che, secondo stime della CIA, dovrebbe far risparmiare quest'anno almeno 1.400 milioni di euro.